Da habe ich mich in eine In una sola notte mi sono affidato a un Dio pieno d'amore. In quella notte ricevetti la guarigione. Posso dire che all'età di 63 anni ero sano per la prima volta nella mia vita. Fin dalla nascita ho dovuto sempre lottare per la salute e per la vita. Quando nacqui, nel 1947, mia madre soffriva la fame. Sono venuto al mondo in un momento di circostanze molto difficili. Sin dall'infanzia ho avuto sempre qualche intolleranza. Già da bambino non potevo mangiare nessun tipo di cibo dolce, perché regolarmente mi sentivo malissimo. A 13 anni, nell'arco di un anno, sono cresciuto di 20 centimetri. Nello stesso anno sono sopraggiunte altre cose, come debolezza della spina dorsale ed altro. Questa crescita accelerata mi ha costretto, all'età di 16 anni, ad andare a scuola con le stampelle, perché avevo dei dolori e non potevo stare seduto. Per poter seguire le lezioni, mi appoggiavo al muro stando sulle stampelle. Durante la crescita, fino a 18-19 anni, la spina dorsale è un po' migliorata. In vari punti della spina dorsale si erano formati dei punti di compensazione. All'età di 19-20 anni si sono aggiunte delle allergie molto forti e intolleranze alimentari che già erano latenti. Nella mia vita avevo sempre dipinto con piacere. Intorno ai 20 anni, dopo diverse operazioni ai seni nasali, mi resi conto di una correlazione con i componenti dei colori. Dovetti smettere di dipingere. Per la maturità mi fu regalata una borsa di studio per l'Accademia delle Arti, ma questa scelta di mestiere per me era impensabile. Da adulto questa cosa si è un po' stabilizzata. Tuttavia, nel complesso, regolarmente ero malato di allergie, intolleranze alimentari e sinusite cronica. All'età di 30 anni mi volevano mandare in pensione anticipata, ma io non volli. Volevo essere sano. Volevo essere un uomo normale. La prospettiva di essere a 30 anni un pensionato, ben protetto dallo Stato, mi ha piuttosto spaventato. I disturbi continuarono fino all'età di 63 anni. Gli ultimi 3 anni soffrivo di insonnia. Avevo dolori insopportabili nelle anche, nelle ginocchia e nella schiena. Di notte potevo dormire per 2 o 3 ore. E poi mi giravo nel letto per i dolori. Non sapevo più cosa mangiare. Non potevo mangiare cibi con lattosio. In questo stato di bisogno mi sono imbattuto in una situazione particolare, che descrivo in breve. In una sola notte mi sono affidato a un Dio pieno d'amore. In quella notte ricevetti la guarigione. Nicht viel davon, aber
Mi ero reso disponibile per un'attività di ricerca medica che non aveva nulla a che fare con i miei disturbi, perché riguardava la flora intestinale. Eravamo in quarantena e non potevo prendere le medicine per i miei disturbi. Avevo preso l'abitudine di portare sempre con me le medicine in piccole dosi. Ancora oggi trovo delle medicine in qualche tasca di un cappotto o giacca o in una valigia, perché sapevo che dovevo essere veloce quando sentivo che di nuovo la schiena non era più allineata, oppure quando sentivo emergere un'allergia. Durante questi test non potevo prendere le mie medicine, per cui dopo pochi giorni ero completamente a pezzi, fisicamente e psicologicamente. Durante questi test ho incontrato un conoscente che avevo già incontrato all'Opera di Amburgo e abbiamo parlato di vari aspetti della fede. Quando volli abbandonare ed ero sicuro di voler smettere, lui mi disse: ascoltami, Dio ha per ognuno disponibile il dono della salute se lo si chiede nella maniera giusta. Si mise davanti a me dicendo: apri le mani. E fai vedere che sei pronto a consegnare tutto ciò che ti disturba. Pensai, come si fa a consegnare ciò che mi disturba? Reagì intuitivamente, come un bambino, ed iniziai a consegnare tutto. Lui aggiunse: butta via tutto. Il cielo sa cosa farne per volgere al bene. Via tutto. Adesso le tue mani sono vuote. Riaprile. Perché sei pronto ad accogliere il dono della salute. Era già tardi e in quel momento venne un infermiere che disse: state disturbando, andate a letto. Fummo interrotti e non ci pensai più. Andai a letto sapendo solo ciò che mi aveva detto. Dovevo mettere le mani aperte verso il cielo. Così andai a letto con le mani lungo il corpo, rivolte verso il cielo, e pensai: quanto è scomoda questa posizione. Comunque lo feci lo stesso. Mi addormentai immediatamente. Questo mi avrebbe dovuto far svegliare subito. Fu qualcosa di insolito che non vivevo più negli ultimi anni. Ad ogni modo mi sono addormentato e la mattina dopo mi sono svegliato, riposato, prima di tutti gli altri, poco prima delle 6. Avevo la sensazione di essere sano, ebbi la certezza, sono sano. Mi alzai e mi misi davanti al letto, con la schiena e la testa per terra. E questo per un motivo ben preciso. Noi in famiglia abbiamo avuto tutti lo stesso disturbo. Non potevo sdraiarmi sulla schiena e appoggiare la testa per terra. Era proprio impossibile. Il collo doveva essere sempre sostenuto. Mia sorella, i miei fratelli, mio padre, mia zia, tutta la famiglia soffriva di questo disturbo. Volli provare. Misi la testa per terra ed ebbi la certezza di essere sano. Cominciai a gioire. Il mio amico mi chiese: che stai facendo? Dissi: sono sano. Quel giorno andai a fare colazione come sempre.
Mangiai uno yogurt e non successe nulla. C'era un tavolo da ping pong. Ci giocai per ore come se non avessi mai avuto alcun disturbo. Prima non potevo stare in piedi senza sostegni. Non stavo in piedi senza sostegni neanche per 5 minuti, perché le ginocchia e i piedi mi facevano male. Quel giorno era sparito tutto. L'anca non aveva più niente. Niente, assolutamente niente. Fino ad oggi tutto è rimasto così. Niente più allergie. Per la prima volta a 63 anni ho potuto mangiare una fetta di pane col miele senza dovermene pentire. Ohne Reue. Mit 63. In seguito abbiamo parlato molto di Bruno Gröning e di come poteva essere avvenuta questa guarigione. Ancora oggi sono felice, non ne sapevo niente, ero una persona molto razionale. Se lui mi avesse parlato di Bruno Gröning prima, come funziona, aprire le mani, eccetera, credo che avrei iniziato a riflettere a lungo, al punto tale che non avrebbe funzionato. Invece ho potuto accettare ciò che lui mi ha consigliato e semplicemente l'ho fatto. Non avevo alcun dubbio, ero guarito. Tutto è avvenuto semplicemente. Un dono meraviglioso, un amico per la mia vita. Quando qualcuno mi chiede chi è nella foto che ho con me, questo è un vecchio amico di famiglia. Poi mi chiedono sempre, è ancora vivo? Allora rispondo, no, è già deceduto. È della generazione dei miei genitori. Adesso ho un amico a fianco che mi fa pensare a Dio ogni giorno. Ho iniziato una vita completamente diversa. Da sempre sono stato convinto di essere radicato profondamente nella fede e che fosse necessario che io sopportassi questa mia sofferenza, come Giobbe nella Bibbia. In un certo senso ero orgoglioso per tutto ciò che stavo sopportando. Oggi chiaramente la penso in un altro modo. Semplicemente meraviglioso. Aver ricevuto questo dono senza condizioni. Oggi ho 72 anni e mi sento come ne avessi 30. Sto benissimo ed ho una vita meravigliosa. Sempre pieno di curiosità, verso qualcosa di nuovo, pieno di entusiasmo e sempre a tutto gas. Incredibile, ma vero.